Napoleone Bonaparte. Il direttorio fu uno dei governi più corrotti che la Francia avesse mai visto, molti addirittura rimpiangevano Robespierre. Inoltre, doveva affrontare la guerra, avrebbe potuto trattare la pace, ma poiché Robespierre aveva arruolato troppi uomini, decise di continuare la guerra su due fronti. Un fronte principale, ad oriente verso la Germania, ed uno secondario in Italia. 45.000 uomini allo sbaraglio, affidati nel 1797 a Napoleone Bonaparte. Napoleone nacque in Corsica nel 1769, un anno dopo che l'isola era passata dalla Repubblica di Genova alla Francia. Ebbe un'eccellente istruzione e studiò anche gli illuministi. Entrò nell'esercito durante la rivoluzione come capitano, ma presto divenne generale grazie alle sue doti. A Parigi conobbe Giuseppina e la sposò poco prima di partire per la campagna d'Italia. Napoleone promise due cose, bottine ai suoi soldati e fraternità ai popoli oppressi, per preparare la campagna. Ai giacobini italiani promise l'indipendenza dei territori, ma in realtà li tradì più volte. La campagna d'Italia durò un anno, dal 1796 al 1797. Inizialmente batte subito il Piemonte e dilaga nel nord Italia. Occupa dunque Milano, l'Emilia e parte della Romagna, fondando la cosiddetta Repubblica Cisalpina. Cede Venezia all'Austria con il Trattato di Campoformio. Poi occupa Roma, catturando il Papa, e fonda la Repubblica Romana. Nel 1799 le truppe francesi invadono anche il Regno di Napoli, fondando la Repubblica Partenopea, che dura però solo 6 mesi, e il trono viene restituito ai Borboni. Le repubbliche formate in Italia vengono chiamate Repubbliche Sorelle. Napoleone, intanto, era tornato in Francia, dove si discuteva di attaccare l'Inghilterra nei suoi interessi commerciali. Inizia dunque la campagna d'Egitto nel 1797, che dà anche inizio all'egittologia per le opere d'arte che Napoleone scoprì e portò in Francia. 200 navi e 35.000 uomini, vestiti però troppo pesante, soffrirono il caldo del deserto. Nel 1798 vince la battaglia delle piramidi, ma poi viene sconfitto dall'ammiraglio inglese Horatio Nelson ad Aboukir e la flotta è distrutta. Napoleone è costretto a lasciare l'Africa e tornare a Parigi. In Francia la crisi economica era diventata ancora più grave, quindi Napoleone ne approfittò e ordì una congiura nel Consiglio dei 500, ma fu cacciato. Grazie alle truppe però il colpo di Stato riuscì. Fu la fine della rivoluzione francese. Napoleone forma un consolato di 3 consoli e assume il titolo di primo console. Come primo console svuotò di importanza le elezioni e il sistema parlamentare. Perché dunque i francesi che avevano fatto la rivoluzione lo accettarono? Fu così perché lo ritenevano un eroe, uno che si era guadagnato la posizione che aveva raggiunto, inoltre anche grazie all'ondata di patriottismo che la stessa rivoluzione aveva portato. Nel 1801 sconfigge la seconda coalizione guidata dagli austriaci a Marengo, con cui firma la pace di Lunéville, poi si accorda anche con l'Inghilterra. Ormai possiede Piemonte e parte della Germania, Belgio e Olanda. Può finalmente dedicarsi alle riforme, approvando un codice di leggi, il codice napoleonico, basato sui seguenti principi: libertà personale, uguaglianza di tutti di fronte alla legge, laicità dello Stato e libertà di lavoro. Finalmente il terzo Stato è equiparato a nobiltà e clero. Lo Stato però domina su tutto. Questo tipo di governo è chiamato accentramento. Nel 1804, attraverso un plebiscito, si fa incoronare imperatore dei francesi. Per motivi politici deve ripudiare Giuseppina e sposare Maria Luigia d'Austria. Ripristina censura e propaganda. I francesi, che tanto avevano combattuto per la libertà, ritornano sudditi. La pace però dura poco. Nel 1805 si forma una terza coalizione, che Napoleone però riesce a battere su terraferma. La flotta invece è completamente distrutta, ancora da Horatio Nelson, nella battaglia di Trafalgar. Nel 1806 Napoleone sconfigge anche la quarta coalizione. Ormai la Francia domina sul continente europeo, mentre l'Inghilterra sui mari. Per colpire l'Inghilterra decide dunque di applicare il blocco continentale, ossia chiude i porti alle navi britanniche. Per fare ciò deve conquistare anche il sud Italia e infatti caccia il Borbone e istituisce il Regno di Napoli. Poi occupa Portogallo e Spagna, affidato al fratello Giuseppe, mentre a Napoli sceglie Gioacchino Murat. Costruisce a nord il Regno d'Italia, da cui sono escluse solo Sicilia e Sardegna. La sua popolarità a causa del blocco cala, ma nonostante ciò riesce a battere anche quinta e sesta coalizione. Per anticipare le mosse dello zar, decide di intraprendere la campagna di Russia, che sarà l'inizio della sua fine.
Nel 1812, infatti, decide di invadere la Russia con 650.000 uomini, giungendo fino a Mosca. Il generale Kutuzov, però, applicò la tattica della terra bruciata, distruggendo ogni possibile rifornimento all'esercito napoleonico. Giunse l'inverno e i soldati furono decimati, ed era anche troppo tardi per tornare indietro. Nel 1813 viene sconfitto dalla settima coalizione a Lipsia. Firma il Trattato di Fontainebleau e viene relegato sull'isola d'Elba. Il trono di Francia è restituito a Luigi XVIII, fratello del re decapitato. Nel 1815 fugge dall'isola d'Elba e raduna un nuovo esercito, ma viene di nuovo sconfitto, definitivamente questa volta, a Waterloo. Esiliato a Sant'Elna, nell'Oceano Atlantico, muore il 5 maggio 1821.